I valori costituzionali, il ruolo delle forze armate nell'identità nazionale e nella collocazione internazionale dell'Italia, l'appello alla pace in riferimento alla guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, sono stati i temi della celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale. In tutti i capoluoghi e nei principali comuni, le massime autorità civili e militari hanno diffuso i messaggi del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. A Teramo, presso il Monumento ai Caduti in Viale Mazzini, la deposizione della corona d'alloro ha accompagnato gli interventi del prefetto Massimo Zanni, del sindaco Gianguido D'Alberto e del comandante provinciale dei Carabinieri Pasquale Saccone. Sì, è indubbiamente una congiuntura difficile a livello internazionale e tuttavia l'unità resta il valore in cui fermamente credere e così come è stato espresso dalle massime autorità istituzionali è il valore su cui è impermeato l'attività costante delle forze armate che è protesa a stabilire ovunque i principi di solidarietà e di rispetto umano. Perché le forze armate concorrono in caso di calamità nel soccorso delle popolazioni colpite. Noi siamo addestrati per stare continuamente vicino alle popolazioni in questi contesti nazionali e internazionali, ma prima che l'addestramento contano i valori umani a cui le forze di polizia, l'arma dei carabinieri e tutte le forze armate sono improntate nelle loro missioni addestrative.